Buongiorno, oggi il vlog comincia da qua, è venerdì, quindi il primo giorno di Cosmoprof, sono le 6:15, sto aspettando il treno e arriverò a Bologna alle 8:30. Sono sfatta, ho dormito 3 ore, adesso mi metto a cercare, momentaneamente ho ancora i capelli legati perché non avevo voglia di arrivare in stile Tina Turner e mamma, sto guardando le occhiaie che ho, favolosa, vabbè. Adesso mi metto buona a vedere se ho preso su tutto perché sono partita di corsa e ci vediamo dopo quando arrivo a Bologna. Sono arrivata, questo è il corridoio per l'entrata. Adesso vado a raggiungere le altre ragazze. Io ovviamente sono il pullman, le fermate che ha sono da tutt'altra parte dove ci sono le altre e quindi adesso mi incammino e vado a raggiungere le altre. Ho trovato le mie compagne di merenda, una e uno o due. Ragazzi! La prima frase del vlog di Chiara sarà mica cazzi. Siamo delle donne di classe, lo sapete, ci amate per questo. Ci amate per questo. Con peli panca bestia, ho detto questa mattina. I suoi, io non c'entro niente. Siamo, non sapevamo cosa fare, ovviamente siamo in coda da Make Up Forever. Fai vedere anche te il tuo, scusami. Ci stanno i dati personali. Girare la telecamera con lo schermo. Oddio! No, è troppo complicato girarla. Io me ne vado. È la sopra! I miei vlog sono bellissimi per questo motivo. Dopo vieni con la tantia. Mi stanno prendendo in giro, cioè. Guarda, t'hanno anche acceso la luce. Sì, difatti mi vedevo più bianca. Mi illumina più meno. Arriva Chicca e accendono le luci. Bene, ogni volta che vado in giro la frangetta si apre, si aprono le frangette. Si apre la tenda. Troppo, mi metto così perché sennò mi si vede il soffiumento. Ieri siamo andati da Mascher. E praticamente ho fatto anche il vlog, praticamente cioè, c'è un muro di LED sulla vetrina, ho detto no, questo mi serve dentro casa a me. Bellissimo! Bellissimo! La mattina mi voglio andare a truccare davanti alla vetrina di Mac. Tanto ormai. È quasi il nostro turno, mancano solo 12 persone. Spengo perché sennò mi bloccano per copyright. Stiamo andando al padiglione 34. Eleonora si è presa il mio bagaglio con dentro i miei panini, oltretutto. Dai, di correggere un attimo, dai, vai! Giulia non vuole più correre. Eleonora però ha fatto uno scatto felino, eh? È giusto perché se no non te lo metti così non va nessun ida, nessun idea. Aspetta, ma non ci viene Christian. Aspetta, beh, non ci vedo, cacchio. Io stavo dall'altra parte proprio. Siamo in pausa pranzo. Scusi? Buongiorno. Sto socializzando. Il problema è che adesso sono tutte serie, ma fino a 2 secondi fa. Marea dei cazzate proprio con la morte. Per usare un eufemismo. Tanto lo fai di modo diverso, sempre cazzate era. Mi sono rimessa il rossettino. Però vedi, guarda che in videocamera. La fotografia, no! I momenti più belli non li sto riprendendo, solo che quando rido troppo non ce la faccio prendere la videocamera, la sostanza, il succo è questo, no? Mi sono distratta. No, ok. No,
non sei preparata. Esatto, perché sto al centro io, capito, tra le due fazioni, quindi non, cioè mi sono perso, sono sentita un pezzo di voi, un pezzo di loro, e quindi sono sola, cioè poi dico con chi parlo? E niente, con nessuno. Parla con le ragazze. Non è che c'è un pezzo di salata per niente, bella, capito, prima. Vuoi vedere? No, perfetta. Se no tiro fuori uno scovolino al, al fluoro, ce li ho da qualche parte in borsa, gli scovolini al fluoro. D'altronde con la mia dentatura perfetta devo sempre tenerli. Domani? Domani alle 2 si replica Michelino, perché ha già avvisato che stanno a chiedere se fa l'incontro, a questo punto facciamo tutti insieme, così almeno. E tante care cose, e bacio ai pupi. Anche molto, è il giorno migliore venerdì, infatti. Siamo andati durante la Extraordinary Gallery. Sì. Sì, c'è qualcosa di carino, però... Vedrai quando vedi questo video qua. Però manca qualcosa, manca la Moni. Che stavo dicendo? Vabbè, Rapid Lash. No, la Moni e la maschera che vabbè, tanto parlo, non c'è, me l'aspettavo lì. Non c'è la maschera? No. Come no? Girano. Girano solo per. Cosa sono, delle formiche? No, no. Eliana l'ha chiesto, ha scritto, ha detto ma ci siete perché ci sono diversi rumors? Okay. No, c'è del personale loro e girano, magari sondano per gli anni prossimi, per gli anni a venire. Quindi abbiamo capito che di La Masca c'è il personale delle pulizie. Perché girano? Humankind, io devo andare. Sono solo fotobomberando. Volevo dire che mi sta prendendo in giro da questa mattina per loro, per le mie... È bello, quando non vedi le scarpe. Queste qua. È perché pure Cornella, però. Ci sono nuovi, eccoci. Quindi qua stiamo decidendo cosa fare, cosa non fare. C'è la lozione corpo, doccia, due burri corpo nuovi. Ah, quindi vendono lunedì. Sì, perché comunque adesso devono preservare lo stesso. Come lunedì? Però sono carinissimi. Io come fa? Ma nemmeno un salviettino vendono. Ha fatto un'eccezione, ma credo sia stata un'eccezione in pacchettino. Però bisogna provare a chiedere. Tanto sono disponibili loro. Vado a chiedere allora. Anche di qua, grazie. Camera 1, camera 2. La 1, la 2, la 3, la 3. Vai a caffettino. Ovviamente siamo da... Marzi, tu non ce l'hai. Lui c'ha il sacchettino piccolo. Bene, dove andiamo? Da Fabi. Ciao. Andiamo da Fabi. Andiamo da Fabi. Dirigiamoci verso Fabi. Sì, sì. Dirigiamoci verso Fabi. Avvistatemi Spenny. Avvistatemi Spenny. Ecco come fanno i selfie loro. Abbiamo incontrato un po' di tutto qua, c'è... Cioè... Solo roba bella. È buona. Io non sono proprio buona, l'ho lasciata a casa. Che cosa? Rossetto che se n'è andato. Siamo da Fabi. Abbiamo fatto la tavolata. Praticamente. Ecco Alessandro, che c'è pure lui. Ciao Alessandro. Prima che stavi facendo finta? No, l'avevo spenta per mettere via gli smalti, cava. Allora, questa è parte della collezione primavera-estate, di cui abbiamo fatto il gel, del semipermanente. Quindi sono 5 dei 6 colori, ok? L'ho fatto stamattina e sono i colori che proponiamo in anteprima con il gel qua a Bologna al Cosmoprof. Mentre invece dall'altra mano ho fatto un prodotto nuovo, sempre professionale, che si chiama Zero. Gli abbiamo fatto un effetto matte sopra per renderlo un attimo più maschile. E con questo invece è un prodotto nuovo che è un gel da base, che contiene delle vitamine all'interno, sicura sotto la lampada LED, e riesce a ricostruire l'unghia quando questa si spezza. Quindi per esempio finisci il gel da ricostruzione, finisci lo smalto semipermanente, hai l'unghia che è rovinata, non puoi più fare la ricostruzione, un altro smalto semipermanente, lo smalto si rompe,
fai il gel zero. Zero l'abbiamo chiamato zero perché sempre si conta dall'uno, no? Quando si fa un gel il primo step è la base, però non puoi mettere la base se la tua unghia non è sana, quindi prima, il passaggio prima è lo zero. Quindi lo zero è il prodotto che serve per tutte quelle persone che non riescono a mettere lo smalto semipermanente o lo smalto normale, che dura magari poco, che dice ah ma no, sulle mie unghie sono particolarmente grasse e allora lo smalto mi dura un giorno e mezzo, due, anche se magari una formula professionale come la nostra, no? Applichi zero prima e poi ti metti lo smalto e il prodotto ti dura perfettamente. Quindi è un prodotto stra innovativo ed è nuovo, lo presentiamo qua a Bondi al Cosmoprof. Poi presentiamo al Cosmoprof le New RFX, che sono invece magari prodotti un po' più interessanti per voi dal punto di vista retail. Allora, questa è la chicca in particolare che presentiamo, si chiama Renew ed è il primo anti-age mai creato per le unghie. Quindi un prodotto con all'interno un composto vitaminico e minerale particolare, sette composti in particolare, qua dal calcio alle vitamine. E come per tutto il corpo, che noi ci prendiamo cura con creme, massaggi, alimentazione, tutto quanto, perché il nostro corpo invecchia, così la stessa cosa le unghie. Quindi è un prodotto nuovo, che anche questo non ha nessuno, ricerca e sviluppo di 2 anni per lo sviluppo del prodotto, e lo portiamo qua a presentare in fiera. Mentre invece RFX è un prodotto che fa da ristrutturante per le unghie, è un po' più forte rispetto al Power, che è quello che abbiamo, ok? E quindi questo in 2 settimane rende le vostre unghie più flessibili e più forti dal 30 al 40%. Quindi 2 prodotti nuovi che lanciamo qua per la fiera dal punto di vista retail. Ok? E... sono allo stand La Splash, cioè guardate queste tinte, quanto sono spettacolari, si matificano e poi escono i brillantini. Sono favolose. Thank you. E sono loro. Ovviamente le abbiamo appena comperate io e mia sorella. Come sono le tinte? Come sono? Qui c'è chi parla al telefono. Salve. Giorno 2. Siamo su red carpet con Sex on the Beach e Evil Queen, che però mi ha già fatto questa cosa qua e devo vedere, e devo, io sempre c'ho il segno indelebile, sì, veramente, che sei indelebile, che mi rimane questa tipo è indelebile veramente, la pronta presa, sì. Il problema è che se mi se va via dentro rimane poi un ombra strong. Oh, si è mangiata. Aspetta un attimo che qua c'è la frangia che è già indisciplinata. Cominciamo e andiamo a recuperare pure generali adesso e altre, perché oggi siamo in tante. A dopo. Finalmente ho trovato Zoeva, secondo giorno, e ce l'abbiamo fatta. Cos'è? Io ti riprendo e tu fotografi? Sì. Momento di silenzio perché doveva fare la fotografia. Sì, perché mi trema la manina. Questi sono... peccato che non vendono ovviamente. Però almeno si possono vedere i rossetti dal vivo. Che sono qua. Rossetti, blush. Quindi blush dovete entrare anche voi nel magazzetto, se no. Ma come mai vi siete azzittite tutte perché ho tirato fuori la telecamera? C'è un attimo, come si dice? Grazie alla prestazione. Non c'è quella parte. E dove devo fare il conio? Ah no, no, no. No, vabbè, no. No, riprendiamo il momento surfy. Sì, ma tu devi stare nel surfy, vai. Capito, al contrario. Come cazzo ci arrivo io al surfy? Ragazzi, siamo troppe, ma io lo voglio per fare la cogliona.
si fa Silvia, i selfie. Non ruba, devi andare alla foto. Ma vabbè, ma tu dove vai? Ma questa ruba. Ma tu dove vai? Niente, faccio una foto. Appoggio qua. Ma stai facendo la foto o a te o a noi? A te, a voi. Guarda, a te, a voi. Io la butto là. Siamo riusciti a tirare l'attenzione. Sì, infatti, non ci vede nessuno. Ma ce la fai? Ma ce la fai? Il momento in cui schiaccia vedi il bastone che... No, è bello farlo così. Aspetta! Non viene neanche mossa, tranquilla. Marito, mi fa male! Dite formaggio! Formaggio! Non lo so, facci vedere. Cos'è che c'è dentro? Proprio dicono non si mangia con la bocca piena. Non si parla con la bocca piena. Non si mangia con la bocca piena. Perché è entrato cibo. Fortuna, fortuna che avevo pigiato il tasto reg. Tanto mi sputtano pure da sola nei miei video, come puoi immaginare. Però ci manca Cristian oggi. Salutiamo Cristian. Ciao, ciao Cristian! Anche perché non c'è nessuno che ci fa il vecchietto del cantiere come tu. No, posso farlo anch'io se volete. Dai. Sì, ma lui è più bravo. Lo so. L'ho sposato apposta. Cristian, fare il vecchietto del cantiere è la tua dote migliore. Cosa? Sto facendo un pezzo di vlog da Fabi. Eleonora chiedeva cosa stavo aspettando. Volevo farvi vedere i mega. Che tanto li avete già visti quando vado poi al press day. Però qua è ancora più figo perché ci sono ancora più tante luci. Se vi faccio vedere anche, io sono stravolta, non vedo l'ora che sia stasera per andare a dormire perché non ce la faccio più praticamente. Speriamo solo che non mettano il copyright per la musica che trovo in giro. E poi hanno lo stand anche dalla parte di là, quest'anno sono proprio grossissimi. Grandezza, no, taglia. Sì. Chi è? Maniglia avvocato? No, c'è mescolato, mi sa. No, adesso sento mescolato il tuo vanigliato. Ah, somiglia a questo. Esatto. È lo stesso. È anche lo stesso. Facci sentire anche a noi. Dicevamo che il burro corpo... Questo? Sì. Facciamo questo. Aspetta che sto facendo un close up sul burro corpo. Non esiste di tutte le profumazioni naturalmente che vedi qui sul tavolo magicamente esposte, ma esiste soltanto in tre varianti che sono vaniglia avocado, rimbale a mamma e troppo bavaglia mamma. Mi sembrano una più buona dell'altra, diciamo così. Questo diciamo che ci siamo fatti una bella fumata. Come avete capito siamo allo stand della cremerie. Chi non sniffa in compagnia. E stiamo facendo un po' di formazione diciamo in questo momento. Bella. Allora, quindi. Aia. Sì, no, bisogna sempre conoscere questa entità, sì, una scelta commerciale, anche con le persone che lavorano, cioè ci mette molto entusiasmo. Okay. Beh, in questo video si sta vedendo anche gli alchemilli sotto un'altra veste. Questo carrozzone che sta dietro veramente il lavoro di anni di ricerca e quant'altro. Quindi adesso provate qualcosa, poi se vi piace. Io farei una foto di gruppo. Sì, adesso. Infatti. E il Fosmo prof è finito. Ma noi ci vogliamo sempre bene.
Adesso me ne torno a casa. Prima di piangere. Mamma mia, infatti questo è il momento proprio che mi sostegni. Non ci pensavo, vi prego, non ci pensavo. Veramente, adesso mi stanno... Dobbiamo vedere più spesso, ragazzi. Sì. Ma anche senza Crosmo, prof. È il Fosmo, prof. Il Fosmo, prof. Che magari i biglietti per i treni li paghiamo anche di meno se veniamo. Ma sì, che ci frega, tipo andiamo, che ne so, una volta ogni tanto facciamo una riunione da qualche parte. Ma io vi aspetto anche a Torino, cacchio. Bed and breakfast andiamo, che ci frega. E niente, vi mando un bacione, spero. Potete trovare comunque anche il suo di vlog, che sarà un po'... E io sto in tutti i vlog del mondo, quindi già mi aderete. Io ci avrò, guarda, cioè, ci avrò il ciao! Vlog più lungo della storia. Si aprite la finestra, il suo piacino vi arriva. L'hanno detto loro a suo giro. Ciao! Ciao.